Don Luigi Sturzo, il fondatore del Partito Popolare, l'uomo che nel 1919, dopo anni di contrasto fra Stato e Chiesa, ha riaperto la strada ai cattolici in politica. Vi pare possibile che una sistematica violazione delle libertà civili e politiche, che un partito il quale mantiene la sua autorità con una milizia armata, insomma, che un misto di fazione di autocrazia, di oligarchia e di dittatura, qual è il fascismo, finisca per avere uno sbocco in un sistema di legalità, di moralità, di libertà? Don Sturzo capì che questi regimi a partito unico, che divinizzavano il capo, la razza, la nazione, il proletariato, erano profondamente anticattolici e anticristiani. Ma lui mise in guardia anche contro il rischio delle democrazie, dove il culto del capo, la figura del salvatore, comporta sempre la fine della dignità e della libertà dei cittadini.